Le notizie 60 secondi, continua l'ondata di maltempo nel Golfo di Napoli, il vento forte sta continuando a compromettere i collegamenti marittimi per le isole, infatti alcune compagnie di navigazione hanno già sospeso nuovamente le corse. Il Consiglio Comunale di Ischia ha approvato definitivamente la cessione di un'altra ala del centro polifunzionale alla scuola. Abbiamo dovuto combattere con l'eccessiva burocrazia, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, ha commentato il sindaco Enzo Ferrandino. La chiesa di Ischia festeggia oggi il sacerdote più longevo, si tratta di Don Camillo D'Ambra, nato il 4 novembre 1925, oggi compie 98 anni. Il piano di protezione civile con il monitoraggio degli interventi, il protocollo d'intesa per il Piemonte della Misericordia, sono questi alcuni degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Casamicciola, convocato per lunedì sera alle 20. Serie D, sfidiamo una squadra forte ma vogliamo i 3 punti, questa è l'indicazione del mister di Ischia Calcio, Enrico Bonocore in vista dei match domani al Vincenzo Mazzella contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Oggi Tele Ischia trasmette in diretta TV, web e Facebook la partita di eccellenza da Castel Volturno Real Furia alle 14.30, veda per la 10ª giornata del campionato di eccellenza allo stadio comunale di Mondragone. Prossimo appuntamento questa sera alle 20.